Creative Cloud 2014, la nuova versione della suite di Adobe, presenta numerose novità. Queste novità sono soprattutto frutto delle richieste che arrivano dagli utenti, ma sono anche frutto delle esigenze del nostro mondo sempre più in mobilità e sempre più multimediale. Abbiamo qui Matteo Oriani, che è la persona che ha avuto modo di approfondire tutte queste novità, almeno per quanto riguarda la parte fotografica. Buongiorno, sono Matteo Oriani di Adobe Systems Italia e oggi Adobe annuncia l'aggiornamento a Creative Cloud 2014. Nel dettaglio oggi ci focalizzeremo su due funzionalità strepitose per il mondo della fotografia che siamo abituati a innovazione tecnologica, però vedremo queste funzionalità e rimarremo a bocca aperta. Ok, iniziamo. Innanzitutto, come prima novità, ci focalizziamo sulle funzionalità aggiunte al Blur Gallery. Andiamo ad aprire questa immagine, quindi vediamo una bobina di registrazione, vogliamo applicare una sfocatura che va ad accentuare e a dare l'effetto di dirotazione. Una volta si utilizzavano maschere e filtri di sfocatura radiale, in realtà adesso è sufficiente andare all'interno del menu filtro, Blur Gallery, e scegliere l'effetto di rotazione. Ok, a questo punto apriamo questo filtro. Come nelle versioni precedenti, siamo catapultati all'interno di questo nuovo ambiente di gestione delle sfocature. Come possiamo vedere nella parte destra, oltre ai classici Field, Iris e Tilt, abbiamo adesso la possibilità di gestire quello che è la rotazione. Di default si attiva l'area al centro dell'immagine e andiamo semplicemente a posizionarla e a dargli la forma che più si addice al nostro oggetto. Quindi ridimensioniamo la nostra sfocatura, ricentriamo bene, quindi andiamo a posizionare bene la nostra immagine. A questo punto possiamo andare a lavorare come sempre all'interno del nostro selettore. Come potete vedere, Photoshop applica in tempo reale, grazie all'accelerazione della scheda video, la nostra sfocatura. Molto interessante però è la gestione degli effetti, quindi la possibilità di andare a dare una rigidità alla sfocatura, quindi in questo caso vedete che mi viene accentuato un effetto, diciamo così, di distaccato la nostra immagine, oppure applicare, accentuare l'effetto stroboscopico e quindi andare ad aumentare o diminuire, vedete, il numero degli stop che il nostro disco esegue in una rotazione. Ovviamente poi possiamo definire sia il numero dei flash ma anche la durata del lampo e quindi andare a gestire al meglio tutti i vari effetti in maniera tale da avere un effetto il più possibile realistico. E questa è una nuova funzionalità che è stata introdotta da oggi, quindi dal rilascio di Creative Cloud 2014. Una volta ovviamente impostati i nostri parametri, non possiamo tranquillamente confermare il tutto, qualche secondo e il filtro viene applicato. Un'altra funzionalità veramente qui al limite della fantascienza è data da una nuova modalità di creazione delle maschere. In questo caso abbiamo un layout, però ci focalizziamo su questa area del nostro design. Due clic per aprire l'oggetto avanzato e scopriamo che abbiamo a disposizione un po' questo oggetto, questa persona. Dal menu selezione andiamo a selezionare il comando Focus Area. Adesso Photoshop è in grado di identificare automaticamente le aree che sono a fuoco e di mascherarle automaticamente. Ovviamente poi abbiamo a disposizione tutta una serie di parametri che mi permettono di migliorare il range oppure di andare a correggere eventuali problemi legati al livello del rumore. O chiaramente poi, come in tutti i comandi di gestione delle maschere avanzate, abbiamo la possibilità di definire se il risultato finale dovrà essere un livello piuttosto che una maschera o quant'altro. Ovviamente abbiamo a disposizione anche tutte le classiche modalità di mascheratura in maniera tale da poter identificare a colpo d'occhio il tutto. Beh,
come possiamo vedere poi ho dei dettagli che comunque non sono stati calcolati al 100%, in questo caso io non faccio nient'altro che chiedere un ulteriore ammorbidimento oppure di saltare direttamente nelle funzionalità di miglioramento della nostra maschera, quindi già presente all'interno di Photoshop, ma adesso lavorano in parallelo al riconoscimento degli oggetti perfettamente a fuoco all'interno dell'immagine. Questa è solo una piccola anteprima, poi a breve avremo possibilità di vedere anche tutte le altre novità inserite all'interno dell'ultimo aggiornamento di Creative Cloud, quindi Creative Cloud 2014. Per quanto riguarda invece le novità introdotte per le modalità video, per il video, sentiamo Alberto Comper, sempre di Adobe Italia. Molte delle novità che adesso rilasceremo con la release 2014 nel campo del video sono state presentate circa un mese fa in occasione del NAB, la fiera dedicata al broadcast che si tiene a Las Vegas. In particolare il lavoro che è stato realizzato è stato quello di cercare di completare ed integrare ancora più, in maniera ancora più stretta e ancora più forte, due applicativi come Premiere e After Effects, partendo dalla considerazione che molte volte chi fa video editing non necessariamente ha le competenze per utilizzare After Effects, ma magari vorrebbe utilizzarne parte, diciamo, della sua potenza e delle sue possibilità espressive creative. Stiamo vedendo è un video in cui è abbastanza evidente che sia presente un sottopancia, quindi una grafica animata che è stata realizzata con After Effects. È probabile che questo stesso contenuto grafico debba essere utilizzato in altri contesti, in cui magari l'unica mia necessità sarebbe quella di cambiare il contenuto in termini di testo. Bene, invece, senza che sia necessario da parte mia di ricorrere ad After Effects, possiamo selezionare in questo caso la grafica e utilizzare una nuova funzione a cui si accede schiacciando semplicemente il tasto F. Con la pressione del tasto F possiamo vedere che io ho la possibilità di accedere ai campi testo, quindi agli elementi di testo, all'interno della composizione di After Effects e variarli e modificarli a mio piacimento. Se per esempio invece che la parola Tokyo qua ci sia per esempio un'altra città, mettiamo per esempio invece Milano, mi basta semplicemente editare quindi la nuova parola ed ecco che istantaneamente all'interno della grafica che ho utilizzato all'interno della mia clip la mia composizione di After Effects è istantaneamente aggiornata e questo semplifica moltissimo quindi qualsiasi tipo di flusso di lavoro. Un altro esempio, diciamo, dell'integrazione tra Premiere e After Effects la possiamo osservare utilizzando questa nuova funzionalità. Supponiamo in quest'ambito che all'interno di questa clip abbiamo necessità di oscurare una porzione, diciamo, del mio video, quindi per esempio vogliamo mascherare e nascondere i lineamenti e i contorni del viso di questo personaggio. Bene, andiamo alla voce effetti, selezioniamo per esempio un filtro di forte sfocatura come questo e lo applichiamo direttamente all'interno della mia clip e diamogli un valore piuttosto consistente al fine di effettivamente mascherare, nascondere i contorni in questo punto. È chiaro che in questo momento sto applicando in maniera uniforme all'intera clip questo filtro, io ho la necessità di applicarlo soltanto in questa porzione. Ecco che all'interno di Premiere abbiamo la possibilità di applicare istantaneamente con una semplice pressione una maschera per qualsiasi tipo di filtro io utilizzi. In questo caso quindi vado a posizionare questa maschera circolare direttamente sul viso della persona per quindi renderla irriconoscibile. Sembrerebbe, diciamo, che parte del lavoro quindi sia concluso. In realtà il grosso deve venire adesso perché io ho necessità di far sì che la maschera, ahimè, segua i contorni della persona quando questa si muove. Ed ecco che qui subentra un'altra tecnologia di After Effects che è stata incorporata all'interno di Premiere, si chiama il tracker. Semplicemente la pressione di un pulsante fa sì che la maschera riconosca il particolare del soggetto a cui si riferisce e lo segua indipendentemente dai movimenti che essa fa durante il playback e la visualizzazione. Ed ecco che quindi ho letteralmente mascherato il mio soggetto esattamente come volevo. Anche questa è una funzionalità veramente molto potente che fa risparmiare tantissimo tempo. Andiamo avanti, un'altra funzione che senz'altro verrà apprezzata da molti cineoperatori è quella che mi dà la possibilità di correggere la distorsione ottica generata tipicamente da videocamere di ultima generazione definibili come action cam,
se abbiamo presente per esempio prodotti come GoPro, abbiamo capito di quello che, di cui stiamo parlando. È il caso in cui potete osservare come l'ottica molto aperta di questi dispositivi di ripresa deformi fortemente, diciamo, la mia immagine. Bene, adesso alla voce effetti abbiamo una voce che dice preset, in cui tra i vari elementi che troviamo è anche la possibilità di rimuovere la distorsione delle lenti. La apriamo e possiamo vedere che i prodotti, per esempio, di GoPro sono contemplati. Vado a scegliere il modello con cui è stata fatta questa ripresa e lo applico direttamente sulla mia clip. Ed ecco che quindi, oltretutto comunque estremamente parametrizzabile, ho la possibilità letteralmente di porre di medio, diciamo, alla distorsione ottica, che è abbastanza evidente come venga applicata se io per esempio vi faccio vedere il prima e il dopo l'applicazione di questo filtro. Quindi un'altra possibilità produttiva e creativa veramente efficace, applicabile in pochi istanti. Un'ultima tra le tante novità che voglio farvi vedere è relativo per esempio al fatto che io possa in questo momento avere la possibilità di utilizzare e applicare per esempio soltanto su una clip degli effetti che si ripercuotono su tutte le istanze in cui questa clip è utilizzata all'interno del mio progetto. È il caso per esempio che stiamo esaminando in quest'ambito, dove abbiamo una, due e tre clip che non sono altro che la medesima clip tagliata in tre punti differenti utilizzata all'interno del mio progetto. Se io voglio per esempio aumentare la luminosità e il contrasto di tutte le clip utilizzate, mi basterà farlo applicando esattamente questo filtro su quella che è la master clip, la quale quindi le cui correzioni quindi si ripercuoteranno su tutte le istanze utilizzate all'interno del mio progetto. L'esempio può essere per esempio andando a prendere un filtro di forte luminosità e contrasto, lo applichiamo quindi sulla master clip, la dosiamo, diciamo, nei modi che vogliamo, quindi facciamo una cosa molto molto estrema per renderla molto evidente, come può essere in questo caso, e vedete che questo stesso effetto è stato applicato su tutte le istanze in cui il video viene utilizzato all'interno della mia sequenza.